Allora, per il giro delle cantine di Slow Wine, siamo qui da Migrante con Michele. E se Giusto. ci presenti un po' l'azienda, ci parli un po' della storia. Allora, noi siamo una piccola azienda in provincia di Roma e siamo una piccola azienda a conduzione familiare. Produciamo solo cesanese e la produzione è di circa 15.000 bottiglie l'anno per all'incirca 2 ettari e mezzo di dadi. E appunto siamo una piccola azienda No, vabbè, come diciamo tradizionalmente, come è nata, Allora, come... nasciamo la prima vendemmia nel 2003 e produciamo appunto solo cesanese, e ne facciamo quattro tipologie, un rosato, due invecchiati in acciaio e uno che fa il passaggio in barrique. Vabbè, come impostazione dell'azienda, magari appunto vedo che comunque avete queste belle vigne, belle inerbite, insomma, c'è Sì, parecchia biodiversità in vigna, facciamo insomma. inerbimento e come concimazione usiamo solo sovescio e come trattamenti solo rame e zolfo, quindi praticamente è una conduzione biologica anche se non abbiamo ancora il bollino. Però, insomma, è come, diciamo, situazione... Qui nella zona, insomma, com'è la, diciamo, qual è l'espressione del cesanese in questa zona qui, che insomma non è proprio quella, diciamo, è un po' fuori a Sì. Olevano Beh, diciamo rispetto. comunque sia, siamo tra i pochi che abbiamo i vigneti nella pianura, quindi sottostanti a Oleone. E diciamo che questo ci permette di mantenere forse un po' più d'acidità rispetto a quelli che stanno sulle colline, diciamo, no? Ok, ma appunto come se volessi dare un'immagine del vostro cesanese, come si esprime, come diciamo, come, quali sono le caratteristiche peculiari del... E vabbè, comunque sia, non è un vino molto che ha molti tannini, che ha molta struttura. Comunque sia, è un vino delicato al palato, un vino leggero, se possiamo definirlo così. Si può adattare benissimo a tutto pasto, che si può adattare sia da antipasti leggeri, appunto, sia una carne cotta alla brace o appunto qualcosa di più importante. Ok, e diciamo appunto, dal momento che adesso vanno anche molto questi vini un po' più beverini, insomma, cioè voi da un certo punto di vista come azienda invece, come stile e come territorio già ve li siete trovati, insomma. Sì, da una parte sì, anche noi come filosofia aziendale non mettiamo in vendita prima dei 4 anni, come filosofia aziendale, questo perché crediamo appunto nella longevità del cesanese. Secondo noi dal 4 anno in poi esprime le migliori caratteristiche. Però comunque sì, anche questo è vero, perché appunto avendo i terreni nel più bassi, diciamo, abbiamo comunque sia come si dice, siamo più facilitati appunto ad ottenere un vino con un po' più d'acidità, un po' più beverino, insomma. Ah, ok, quindi vabbè, insomma, quello che abbiamo riscontrato anche in degustazione, però appunto anche il fatto magari di non esagerare coi legni potrebbe essere anche quella Sì, vabbè, una... sicuramente la vinificazione in acciaio che facciamo noi sui due vini più importanti, diciamo, anche quello lì aiuta appunto a mantenere quella spalla acida che ti aiuta a berlo poi, diciamo, no? Esatto, ma appunto questa scelta dell'acciaio è stata proprio una scelta voluta e c'era anche una scelta proprio, cioè, proprio di stile vostro? Sì, diciamo di stile, la cosa era diciamo, la neutralità dell'acciaio, no? Quindi appunto cercare di valorizzare quelle che sono le caratteristiche proprio del cesanese senza aggiungere nulla, diciamo. Senza aggiungere nulla, anche perché poi effettivamente spesso in passato invece il cesanese ha... diciamo, subito il legno in maniera eccessiva, In maniera diciamo. eccessiva, beh sì. Quindi anche questa scelta qui è stata, diciamo, lungimirante dal punto di vista stilistico. Poi è un vitigno che sta, diciamo, rifiorendo negli ultimi 20 anni, quindi ci sembrava giusto far conoscere il cesanese proprio nella sua purezza. Appunto, cioè, nel senso, che ne pensi tu di questa Beh, nuova ci sto investendo il mio futuro, quindi penso che sia una gran bella cosa, diciamo, anche perché è un vitigno che non,
a mio modesto parere non gli manca nulla rispetto a un Sangiovese e a un Nebbiolo, insomma. Proprio tu che vieni poi da Pollenzo. Da Pollenzo, da sì. Pollenzo, che ne pensano su del Cesanese? Guarda, su ne pensano, già che conoscono il Cesanese già è tanto, diciamo, che gli nomini Lazio non ti nominano solo Frascati, quindi è già questa è una gran bella cosa. Beh, no, però effettivamente abbiamo, con Slow Wine lavoro, abbiamo fatto un bel lavoro sul Cesanese, sì, insomma, sì. Quindi, quello sicuramente, ma ce ne abbiamo anche ancora tanta di strada da fare, credo. Anche e soprattutto appunto da un punto di vista stilistico, la filosofia, la voglia di fare un vino fatto bene ce lo tramandano già i nostri nonni, diciamo, no? Dobbiamo trovare il modo di venderci adesso. Venderci, certo, e poi appunto magari a comunicare anche le differenze, perché appunto certo, magari uno assaggiando il vostro cesanese, magari uno di un cesanese di un'altra zona, magari proprio qui a Olevano, devono percepire insomma quelle differenze che, certo, che dovrebbero essere sacrosante. Perfetto, grazie mille. Grazie mille.